qua di sabato sera, andarci a fare una camminata. Abbiamo fatto un servizio abbastanza importante, una commissione abbastanza importante, perché pensieri, serve quello. Tu? Siamo tolti un pensiero. E niente, ora la porto a fare una camminata. La porto a fare una camminata. Una passeggiata. Ma se può dire così. Ah, secondo me ci sarà la ciclo. Oh, guarda. Madonna mia. Non si può, non si può. No, vabbè, non lo inquadrare perché è un povero vichingo. Non si può, io ho paura. Quando devo camminare qua sugli orsini con la macchina ho paura. Sorpassi a destra, sorpassi a sinistra. Camminano contro senso, guarda, non si può. Ah! No, guarda, ti viene l'ansia. Comunque, sta a dire. Cercami. Alla canzone, comunque cercami. Comunque c'è che sai. Com'è la canzone? Non l'ha capita. Danielino ci ha mandato il messaggio. Cioè, che canzone? Quella che faceva Una città per cantare, evidentemente. Quella di. Che abbiamo detto una cosa contraria. No, non è che voleva intendere quella di Pedico Salvatore. Ah, non lo so. Perché quella non la sapeva neanche io. A cosa ti riferivi, Daniele? Ah, comunque. Ettore. Ho preso il pompelmo. Sì, boh, devo vedere quando deve fare. Domani mattina voglio. Allora, domani mattina ti devi alzare tu, mi devi fare una bella colazione con la spremuta di pompelmo, la spremuta di. Cioè, già parte male a me alla mattinata. E dai, già va pure la colazione. Certo, e che caspita, una volta tanto la puoi anche fare tu una colazione a letto, bella come si deve. Con le fette biscottate, la marmellata, il burro, la panine. Sì, certo, la prego, fregale. Ma mi sa che non c'è il burro. C'è il burro, l'ho preso oggi, il panetto da 250 grammi, per il fatto che c'è pure aperto. Ma mi sa che non c'è, c'è i coltelli per la marmellata, non ci sta. Poco è che pigromen, pur di non farlo, cioè, ma vi rendete conto? Comunque vediamo domani se la faccio la colazione. Mm. Domani sono sempre io quella che mi alzo prima e lui dorme. Comunque stiamo scendendo in città. Attenzione. Vai. Stiamo andando in centro. Anche se onestamente non è serata la passeggiata questa. C'è un vento boia. No, vabbè, mizzi, che ieri stavo boia. Di più. Ieri era di più. Boia. Ieri era e si diceva che. Quando passi San Gattavod, se ne abbiamo finito a venire un cavod. Ma mi sa che sto maggio qua. Sembra ancora marzo. È un purri di stagioni. Sembra ancora marzo. No, guarda questo pazzoide. No. Madonna mia, ragazzi. Di avere i riflessi pronti qua alla guida. E io credo che le esperienze che si fanno qui non le fa uno stuntman. Oh, dai, esagerato. Non le fa per niente. Ma era lì o quello? Non ci ho fatto caso, sinceramente. Non ci ho fatto caso. Oh. Lei è il fratello. Comunque, ieri mi sono compiaciuta da sola, onestamente, ragazzi. Comunque, aspetta, scusami. Ah, del vestito. Certo. No. Poi lo vedrete. Certo, no, ora dico che... Facciamo solo l'outfit. Ora lo dico solo teoricamente. Comunque... Io ho detto agli amici che ci vedono in Mondovisione. Oggi c'è l'Eurovision. Che. Sì. Vabbè ragazzi. Ci sentiamo dopo, dai. Dopo perché sono. Siamo qui a una parata. Cos'è una parata? Di Maria Denghien. Denghien? Dunghien. Ah, è cattivo questo. Sei cattivo proprio, eh? Che stai a fare? Falchi, no? Sì, anche se è un papa. No. È un papa, bello. Penso che li fanno anche qua, questi. No, ma che sono in mezzo. La cliente sì? Col tablet. Periodo
700esco c'era il tablet. E quella lì che organizza. Ah, col tablet. Quella lì che organizza, no, che c'è il telefono. Che oggi c'è. Eh beh, dai, è una parata seria. Dai, non è che possono scrivere sulla pietra, no? Ciao Saverio. Sì, sì, come no? Io sono lui, lui. No, io non. Bobby, faccio vedere il principe e la principessa. No, sei già passato. No, sta solo. Quello c'è il cappuccio, gli occhi. Possibile. Praticamente, questi due qui, questo è il principe e quella la principessa. Ma praticamente, no, vi racconto la storia di questa Maria Denghier. Maria Denghier. Praticamente lei è la regina di Taranto e per salvare la città di Taranto dovette sposare un principe di Napoli, così ci è stato detto. E basta. E allora ogni anno, una volta all'anno, ogni fa anno questa rappresentanza. Correnza. Ogni anno fanno questa rappresentanza. Sono 18 anni che la fanno a Taranto, io onestamente non la sapevo. No, io la sapevo, non da 18 anni. No, non da 18 anni, non sapevo. Come faceva allora quando ho visto le cose? Perché ci ho detto. Che è venuta una cliente e ha detto, no, stasera facciamo il denghier. Sapevo che era oggi, però sono anni che viene, dice, c'è la rappresentazione Maria Denghier. C'è la rappresentazione Maria Denghier. Maria Denghier. Però ha detto che l'anno prossimo deve venire pure lui. Pure lui. Sì, forse veniamo pure anche lui. Noi, ci vestiamo da medio e vaglio. No?
così siamo a casa. Ragazzi, siamo a casa, ci siamo fatti due pizze. Vi dico la verità, sono quelle surgelate. Oh! Carino, non sono brutte. No. Non sono brutte, però non sono neanche l'eccellenza. Qui c'è la nostra lupetta. Lupi! Giove! Giove! Madonna mia, che dentini! Guardami che ciupi! Ciupi la pecora! Quando è ciupi, vedi? Viva dei ciupi! Si fa fare perché vuole andare a mangiare, capito? Che non la conosco! Che non la conosco, la nostra piccola Alessi! Torni a casa, ciù, no, la ciupi torna quando ha finito di fare i fatti suoi, la nostra ciupi. Quando ha messo i cuccioli nella pancia. Sì. Ciupi, facciamo i cucciolini. No. Facciamo diventare nonna. No. La mamma e bisnonna, mia madre e la madre. No. Da me. Ha bisogno di fare i cuccioli. Né della sua vita. Io bisogno mamma ciupi, mamma ciu, mamma, 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 mamma. Tranquilla con il cervellino. E beh, tu vedi. No, non si può stare proprio tranquillo con lei e i cuccioli. Già da solo con lei non può. Aspetta, che poi non sono lei e i cuccioli. Lei e i cuccioli è il marito. No, prima che ad essere cacciotto. E se fai i cuccioli, lei va dal marito. L'altra sera l'ha detta Lucia. Per scherzo, no? Mettiamo caso che i cani avessero la parola. Dice, ma ho fatto. Mettiamo che il cane, no, Lilli, no, con la parola, cioè, però mi raccomando, il sabato sera, la domenica mattina, no, ci alziamo, buongiorno, buongiorno, che c'è Lilli, fa lì vicino, ti vedo strana, no, ma ti devo dire una cosa, che cosa? E si mette a piangere Lilli, no? Oh, no, perché dice, no, ma ieri stavo in discoteca, una cavolata, con un ragazzo, ho schiacciato. Con un ragazzo, con un cane, con un cagnaccio. Ah, vabbè, con un ragazzo. Con un cagnaccio. Ho schiacciato. E beh. Ma sono incinta. Ti immagini? So che la cosa è al contrario, perché lei va a casa di lui. Però dice, ma loro, i genitori, no. Stanno inguaiati. Può venire lui da noi. No. Ma le piccine ce la cadà. Ma i miei figli a chi li devo dare? No. Non te la prendi? Dobbiamo adottarli. I cucci bisogna farli adottare. No. E tu togli i figli a una mamma? In quel caso sì. Com'è in quel caso sì? Perché è un cane. Non perché se fosse non. E non ha un cuore il cane che di una mamma? Sì, ho capito. Ma quale mamma di cuccioli, già tutti i cuccioli felici tutti insieme, sempre si danno nella nostra pure, famiglia, pure noi che siamo tradizionalisti pure sua mamma l'ha lasciata tutta la vita, 40 giorni l'ha lasciata, no, l'hanno tolta, se no stavo con la madre lì. No, noi siamo tradizionalisti. Ciupi avrà tutti i cuccioli con sé. Nacio? Aspetta. Mamma Ciupi, quando è bene. Vedi, un mucchio di peli, vedi. Si perde la mano qua. Sono là ovunque, c'ha peli. Madonna. E vabbè, è così la pensa Lucia, invece no, la penso diversamente. Certo, che mica pulisci tu? Che c'è? Mica gli dai da mangiare tu, mica li cedi tu. Non devi dare, mica li devi allattare tu. E poi da dove li devi allattare? Ah? E devi dare il latte. Io? Lei gli dare il latte. Ma mica fino a... Per 40 giorni la voglio. Ma che se dice Nellini, poi gli devi mettere la ciotolina che devono bere il latte. Ebbè, un po' di latte che ti serve, un po' di latte. Ehi, aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, il cucciolo va pure lui. Modena, i cuccioli a questo servono a farci compagnia. E mamma Lilli insieme a noi, con suo marito e tutti i cucciolini che ci fanno un grande casino. E poi deve essere chiamata nonna. No, ancora deve essere chiamata mamma.
Sei già mamma. Mamma di una batuffa. Dove sta? No, quante ciupi. Ragazzi, questo video che vedete è per il computer che sta là. Lo so, true story. True love, true New York. Beh, a dopo, dai. Pungi, vai via questa. No, ma che pungi? E la pungo. Si pungi con quella barba, brutta fatta. Ragazzi, se la deve fare la barba, vero? Ma che si inquadra? No. Dei tuoi capelli si inquadra. No, fatta. No. E dammi. Oh, no, entra veramente il pelo. Sì, andiamo, pungi, se no non mi alzo, me ne vado. Oh, Un bacetto, un bacetto. Lo sai che mi pungi. Di tutto sta facendo pur di pungermi. C'è la telecamera che non mi interessa, che appunto, che testimonia che tu lo stai facendo apposta. No. Cioè, quando fa così è proprio, sembra un bambino loffio. Io sono una persona saggia. Il frullino tontolino. Guardatela, una nuvoletta, Sì, beh, qual è il problema? Sono celeste. Tutta celeste stasera, fa luce, sono, fa. Oggi sono celeste. Brilla di luce propria. Certo, sempre, come sempre. Ricordalo sempre. Dovrò dormire con la bandana agli occhi stanotte. Bravo, bravissimo, così. Anzi, così. Dormirò come Casey. Che era sotto la bandana, c'ho gli occhiali scuri. Ai, 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 ai. Ragazzi, sono stanchi, ragazzi, sono stanchi, assonnati e ubriachi. Gli dà la testa il computer a lui. Siamo ubriachi, ragazzi. No, tu sei ubriaco. Perché? Non dire siamo ubriachi, io non ho bevuto, sei tu che hai bevuto. Vabbè, non ho bevuto l'alcolizzante. Ma io sono abituato. Che ubriacona che è. Ragazzi, io sono stanca, voglio andare a letto, perciò vi dico che il video di oggi termina qui. Condividete, commentate, iscrivetevi, mettete tutto. Già, la spari così su quattro. Sì, sì. Domani farò la bevuta del pompelmo. Vado. Ettore ha detto senza zucchero. Cioè, domani mi guasterà proprio la giornata. Basta che poi, se sei nervoso, ti metti nella vasca da bagno. Mi metto il pompelmo a bagno. Colpito! Metto il pompelmo a bagno. No, sei tu che ti devi mettere a bagno con l'acqua fredda. I pompelmi, cacciata, i pompelmi. Così. Ma non lo so, non lo so, ragazzi, non lo so se. Senti, l'abbiamo comprato, sai che te lo bevi, Aspetta, ti fa finire di parlare? No. Domani è domenica. Non vuol dire niente, perché tu non lo fai di giorni normali. No. Tanto non lo farà né domani né dopodomani. Inizia la settimana di merda, inizia dal lunedì. Lo faccio da lunedì. Tanto lunedì non puoi, perché devi scendere insieme a me, non hai il tempo di farti la spremuta. Bene. Facciamo martedì a lui. Sì, poi dice non si inizia la settimana. E poi ragazzi, la ricetta si va brutta. Ragazzi. Ma non ti riesco a scaricare la batteria. Sta dicendo un sacco di cose. Tanto alla fine quel pompelmo cresce. Fino a quando non lo farò io, crescerà là anche anni. Stupido, vuoi dire che domani mattina me lo faccio e me lo bevo tutto? Ma no, speriamo. Però ti devi filmare. Però un goccio di zucchero lo voglio. E mettilo. Perché tu, Ettore, dici che riesci ad asciugare i micro muchi. Benissimo. Ma ragazzi, aspetta, dopo 40 giorni. Buonanotte. No, Ettore. Vabbè, non hai detto un pompelmo intero. Cioè, un bicchiere di pompelmo. Puoi anche iniziare anche con tanto, che tu tanto al giorno, un pompelmo te lo fai in due o tre giorni. Ma è vero che un pompelmo al giorno? Togli il medico di torno. Vabbè, ne erano mille. Buonanotte. Beh, ragazzi. Ciao. Ci vediamo domani, dai. Ciao.